Salve YouTube, sono il vostro SporriMage92 e questa è la mia top 10 personaggi DC che vorrei vedere in un film. Prima di andare con la lista, devo dire un paio di cose rapide sul criterio. In questa lista vanno personaggi che non sono mai stati fatti al cinema o che non sono stati fatti bene, che non sono mai stati fatti in maniera fedele. Inoltre, non conto l'animazione. Se un personaggio è stato in un film animato o in una serie animata, può comunque finire sulla lista perché non è mai stato sul grande schermo. Inoltre, non conto la Marvel oggi, faccio solo personaggi DC perché è quella cosa su cui sono più ferrato. Se però volete che faccia una lista Marvel, ditemelo e la prenderò in considerazione. Inoltre, non valgono i personaggi che sono stati annunciati ufficialmente per il futuro. Personaggi come Shazam, Cyborg e così via sono stati annunciati, quindi non li metto sulla lista perché sappiamo già che ci saranno. Ultima cosa, questa è la mia lista personale, non è basata su quello che vogliono i fan o l'opinione comune o sondaggi che ho letto o qualsiasi altra cosa. Questi sono 10 personaggi che per i miei gusti personali vorrei tanto vedere al cinema. Detto questo, andiamo subito con la lista. Numero 10, Cappuccio Rosso. Con Cappuccio Rosso io intendo Jason Todd. Jason Todd era una volta il secondo Robin, ma fu poi ucciso dal Joker. Tornò sotto il nome di Cappuccio Rosso. Un giustiziere che non si faceva problemi a uccidere. La dinamica tra lui e Batman è molto interessante perché lui si sente tradito da Batman e ha chiaramente metodi diversi e mi piacerebbe molto vederlo in un film. Numero 9, Brainiac. Brainiac è uno dei cattivi più interessanti del mondo di Superman. È un'intelligenza artificiale che vuole creare un universo puramente logico, basato sulla logica, e che ha la tendenza a collezionare città. Lui rimpicciolisce le città e le colleziona. È un cattivo molto temibile e a me piacerebbe vederlo in un film a qualche punto. Numero 8, Owlman. Questo è uno dei personaggi meno conosciuti sulla mia lista. Owlman è essenzialmente una versione alternativa di Batman. Viene da una dimensione parallela e anche a lui sono morti i genitori, ma invece di diventare un buono, è diventato un essere puramente amorale. Owlman è un puro nichilista, non crede nel valore della vita, non crede nell'essere umano e non crede nel libero arbitrio. Invece di essere un pipistrello è per l'appunto un gufo, ma come Batman è un genio che crea gadget e che è molto bravo a fare piani. Numero 7. Metallo. Metallo è un cattivo di Superman ed è essenzialmente un cyborg. È in grado di cambiare il suo aspetto, è in grado di creare armi. Ed è essenzialmente un po' l'equivalente del T-1000 di Terminator 2 nell'universo DC. È un cattivo che a me piace molto perché ho un debole per i cyborg e mi piacerebbe vederlo combattere Superman a qualche punto. Numero 6, Nightwing. Nightwing è un personaggio che piace alla maggior parte dei fan di Batman ed è il primo Robin Dick Grayson che ha poi deciso di diventare un eroe indipendente. E non si è mai visto in un film, per quanto Dick Grayson come Robin è stato nei film di Joel Schumacher, non abbiamo mai visto Nightwing. Nightwing secondo me sarebbe un'ottima aggiunta all'universo DC perché è un personaggio che porta molto umorismo, è un personaggio pieno di ironia ed è per questo che funziona così bene accanto a Batman. Oltre a questo è fantastico per fare scene d'azione, le scene d'azione intorno a Nightwing verrebbero benissimo perché è un acrobata ed è molto intelligente. Numero 5, il cappellaio matto. Una delle scelte più controverse sulla mia lista, probabilmente, perché a molta gente non interessa il cappellaio matto, addirittura non piace. A me è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto nei cartoni. Il cappellaio matto è in grado di controllare le menti altrui, grazie a una tecnologia che ha sviluppato lui stesso. Oltre a questo, è ossessionato con Alice nel Paese delle Meraviglie ed ha una morbosa attrazione per le ragazze che assomigliano a Alice. Come cattivo secondario in un film, secondo me funzionerebbe molto bene e sarebbe molto inquietante. Numero 4, Mr. Freeze. Mr. Freeze è stato fatto al cinema nel film Batman e Robin. Questo è uno di quei personaggi che sono stati fatti male e che io vorrei rivedere fatti bene questa volta. Mr. Freeze nel fumetto e nel cartone è un personaggio tragico, incredibilmente coinvolgente. E molto molto temibile. Io vorrei vederlo in un film, vorrei vedere un Mr. Freeze per cui proviamo simpatia, ma anche paura, e secondo me è un film che ha lui come personaggio principale, cattivo principale, contro il Batman di Ben Affleck sarebbe fantastico. Numero 3, The Martian Manhunter. The Martian Manhunter è anche lui come Superman un alieno e l'ultimo membro della sua specie. È un marziano
che ha una serie di poteri veramente forti. Può passare attraverso i muri, ha la superforza, sa volare, ha la telepatia e può cambiare la sua forma e tante altre cose. È un personaggio che a me piace molto perché oltre ad avere tutti questi poteri, è una persona che ispira una grande simpatia. È molto solidale, è molto gentile, tiene veramente agli altri membri della squadra. E nella serie animata della Justice League era uno dei miei personaggi preferiti. Non l'abbiamo mai visto in un film su grande schermo e non l'abbiamo neanche visto, per quanto ne so, in una serie TV. Io vorrei tanto vedere The Martian Manhunter nella Justice League e spero che lo aggiungano in futuro. Numero 2, Oracolo. Allora, Barbara Gordon è stata fatta nel film Batman e Robin, anche se in realtà non si chiamava Barbara Gordon. Comunque, Batgirl l'abbiamo già visto in un film. Io però sono più interessato a Oracolo, e poi Batgirl era stata fatta da schifo in Batman e Robin. Oracolo è la nuova personalità che Barbara Gordon prende nei fumetti dopo che viene resa paraplegica dal Joker, che le sparò nel fumetto fantastico The Killing Joke. E Oracolo è un genio essenzialmente, grazie a lei vengono coordinati tutti gli sforzi di Batman e compagnia, perché è un genio con i computer, è bravissima a fare strategie ed è essenzialmente una risorsa inestimabile nel cercare informazioni. Senza di lei in molte storie Batman sarebbe perduto. La cosa che mi piace di Oracolo è che è una donna estremamente forte, affronta le sue paure e affronta il suo dolore. È su una sedia a rotelle e ha come tutti ovviamente il terrore del Joker e anche di suo fratello in certe storie come lo specchio nero di Scott Snyder, ma non si tira indietro, nonostante sia su una sedia a rotelle abbia sofferto così tanto, è un personaggio che continua a combattere per ciò che crede sia giusto e vedere questo tipo di personaggio femminile forte nell'universo DC mi piacerebbe tanto. Si è parlato di avere Barbara Gordon in questi film, ma non è niente di ufficiale e finché non è ufficiale io continuo a sperare. Prima di dirvi il mio numero uno, voglio dirvi alcuni personaggi che secondo me sono degni di menzione. Doomsday ha ucciso Superman nei fumetti e solo per questo andrebbe preso in considerazione. Però io non lo trovo interessante quanto gli altri personaggi che ho messo sulla mia lista. In ogni caso, gira voce che ci sarà nell'universo cinematografico DC, quindi se siete fan sarete contenti. Power Girl. Pensavo che sarebbe stato interessante vedere un altro personaggio femminile come Wonder Woman con poteri simili e che piace tanto ai fan. Però, per quanto a me Power Girl piaccia, non è interessante quanto altri personaggi che ho menzionato e non è per esempio interessante come Oracolo, secondo me. Damian Wayne. Damian Wayne è il quarto Robin e il figlio di Batman e per questi motivi e tanti altri sarebbe figo vederlo in un film. Però ci sono tanti Robin e secondo me sarebbe più giusto adattare prima altri Robin che Damian Wayne e ci sono personaggi che probabilmente meritano di più di essere adattati in questo momento. Infine, la Corte dei Goofy. La Corte dei Goofy è uno dei nemici più temibili di Batman e a me piacciono tantissimo, sono praticamente inarrestabili e verrebbe molto bello un film incentrato su di loro. Però sono molto recenti come cattivi e io pensavo che è più giusto prima prendere in considerazione i nemici storici, ma spero che un giorno li vedremo in un film. Voglio inoltre puntualizzare che mi sono tenuto basso sui cattivi di Batman perché ci sono tanti cattivi di Batman che io vorrei vedere in un film e ci ho fatto un video apposta se lo andate a cercare, ma non volevo riempire questa lista di cattivi di Batman. Numero 1, Darkseid. Darkseid nei fumetti e nei cartoni è un cattivo molto temibile, è praticamente inarrestabile, ha una marea di poteri, è incredibilmente forte, è un genio, è un grande stratega e ha tutta una serie di poteri che lo rendono assolutamente terrificante. Il motivo per cui io credo sarebbe figo vederlo nell'universo DC è che di solito per sconfiggere Darkseid ci vuole l'intervento dell'intera Justice League, e quindi secondo me averlo come cattivo sarebbe un ottimo pretesto per vedere tutta la squadra in azione. E forse è quello che la DC farà a qualche punto, ma poiché non è stato annunciato ufficialmente, io adesso dico che vorrei vederlo. Questa era la mia lista, spero che vi sia piaciuta e fatemi sapere chi avreste voluto voi e in quale posizione.